Attenzione, il video che state per vedere è ispirato a fatti realmente accaduti presso il manicomio Ma di... cosa cazzo stai dicendo? No, no, aspetta, aspetta, cioè è un video violento, non realmente accaduto. Lascia stare, ci penso io. Bella a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Nel ringraziarvi per i commenti, volevo avvisarvi che questo sarà un episodio più violento del solito. E se lo dico io, è così veramente. Grazie di cuore per il supporto che continuate a darmi. Detto ciò, continuiamo il nostro incubo nel manicomio. Hola! Ascensore improvvisato, mille eccessi a breve. Grosso priest guy, aren't you? His witness or whatever, he must be exhausted. Let's take a break, huh, buddy? You old two martini lunch? Hmm? Have a little confab, blah blah. Ma... Heavier than you look. A little cardio wouldn't kill you. Okay, here we go. Arms and legs inside the car at all times. Ecco, adesso son fatto. Oh, dottore, grazie per la terapia. Sono pronto per uscire. Exit! You wanna head out and take a stroll? Go ahead, I'll wait here. Go on, run free! I'm in no hurry. No? All right. Come no? Those sì, 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 sì. Okay. Fai sì con la testa! Sei un pezzo di merda! Ero così vicino! Ma... cioè, questo è un mutante, un esperimento. Sì, guarda che... cioè, cosa c'ha le braccia? Ma... oh, mamma mia. Ho visto una botola aperta. Pronti a scappare. E chi è che ha detto uccidere? Try putting that tongue to any use anyway. Truth be told, I was just tired of looking at my own stance. Da me cosa vuole questo? Here we are then. Thanks so much for coming by. We'll begin your consultation in a moment. We'll just... oh, la possibilità di scappare. Ah, and, well, movies. And it'll give us a chance to talk. You know, I'm a bit worried how much time you've been spending with Father Martin. I know, I hope you haven't been letting him confuse you with all his holier-than-thou Bible thumping. No offense to the man, but I sometimes worry he might just be a little bit crazy. Ah, lui sembra pazzo? It's understandable. Many people get scared. There's like to turn to God as anything else. I mean, God died with the gold star. We're on to a more concrete thing now. You have to rob Paul to pay Peter. There's no other way. Murder in it is the simplest form, but what happens when all money's gone? Well, money becomes a matter of faith. And that's what I'm here for. To make you believe. Ma io credo! You paying attention? Don't pass out on me. There's still a lot for you to absorb. Cioè, ho finito così, mi taglia le mani. No, non mata. Right? Here's the way GQ. We made the consumer into the means of production. This thing is gonna sell itself. Mi ha staccato due dita. Allora, scappiamo. Anche tu non ti potevi liberare prima? Oppure, dai! Mamma mia. Servirà del disinfettante qua.
naked, just like him. Like Trigger. He got a treatment. He's still alive. Should have destroyed his nightmares. He worked so well. They couldn't control it. If you can't control it, nobody! If I do, he'll kill you. He's coming now. No cazzo! Se dai, ne chiudi una sola! Deficiente! La botola l'abbiamo vista prima, dai! Cazzo! Sì, ma quello conosce il posto a memoria, sa dove arriva e dove finisce. Ma che cazzo vuoi dalla mia vita? Quello mi sta aspettando là dentro. Tu non puoi far casino per attirare la sua attenzione. No, va che forse se n'è andato. Porco Giuda, la porta è chiusa. Qua è tutto sbarrato. Mi blocca perché è un balordo. Dai. Se non mi vedi così, colpa tua, eh? Allora, cos'è che stona in tutto ciò? Un lettino al centro. Giusto o no? Oh! Minchia, pure quello si mette a farmi prendere i colpi. Mi devi dire dove cazzo è sta chiave. A meno che devo spostare... Forse un'idea, per spostare là in fondo... Là in fondo c'è un'altra porta, con un aggeggio davanti che deve essere spostato. Mi faccio seguire, ecco, Marameo... Oh cazzo, ho sbagliato proprio strada. Dai, così lo rallentiamo un attimo, eh. Forse riesco a spostare sto coso. Dovevi proprio fare un po' di palestra, c'ha ragione il nostro amico. Via. Che cazzo urli, scemo? Mi nascondo qua. Mi sta cercando in tutti gli armadietti. Ma te la faccio passare sta voglia di tagliare gli arti alle persone. Oh porca vacca. Ma prima non mi ricordo di essere passato di qua. Sì, non è lo stesso punto di prima, non riesco neanche a parlare. La chiave! Ce l'abbiamo! Sally!
Bene, e adesso? No, non mi puoi uccidere adesso che ho trovato la chiave, brutto vigliacco! Sì, ma questo c'ha tutte le sue scorciatoie! Oh, vaffanculo! Porco Giuda, mi pezza! Li dovrei controllare tutti questa volta. Raga, non mi ricordo più la strada per andare all'ascensore. Questo è veramente un problema. No, lo volevo chiudere dentro! Cazzo, com'è incazzato! È una furia! Raga, io non mi ricordo come si arriva all'ascensore. Questi sono i bagni, vero? Questi sono altri bagni, no? Forse ci siamo, lì c'è il pazzo urlante. E qui c'è l'ascensore. Oh! Allora, ti muovi o no? Raga, ce l'abbiamo fatta. Sì, dai, ciao, domani... Oh, cazzo! No! E dai, gli fai il solletico alla Shell! Ti sei pezzato! Così impari! Anche se quelle forbicine ce le potevamo tenere per l'avventura, perché mi sa che ci serviranno dopo, ma... Noi non siamo combattenti, dobbiamo solo scappare. Siamo pronti per aprire la botola. Bella ragazzi, anche questo episodio finisce qui. Spero che vi sia piaciuto. Per me è stato un trauma. E ci vediamo al prossimo video. Bella ragazzi. Mamma mia. Adesso vado a vedermi 2 o 3 puntate di Gumball per calmarmi un pochettino, perché porco Giuda, ma che ansia! Che ansia, cazzo!